Con i primi freddi arrivano anche i problemi alle prime vie respiratorie. Loretta, esperta di erbe, aveva iniziato a consigliarci alcune tisane con fiori di primula, violetta, verbasco e tussilago. In questo video ci parlerà della piantaggine, una delle erbe più usate per la gola. Siamo arrivate ai primi trucchetti delle prime vie respiratorie. La piantaggine, me la dimentico sempre, la più comune, la più facile da trovare ovunque, perché siccome io qui in montagna ho non di meglio, perché di fatto per la gola è allo stesso livello, in tutti gli sciroppi per la gola trovi sempre la piantaggine. Solo che è piccola, miserevole, gli altri sono fiori più belli, allora tendo a dimenticarmela. Invece la Plantagola lanceolata, che è ovunque veramente, è più, la più facile da reperire, si secca all'ombra. Come tutto? Come sì, tranne le radici e pochissime cose che vogliono un po' di sole, per mantenere il colore e le proprietà, bisogna asciugare tutte queste erbe, specialmente i fiori che sono più delicati. Quindi il colore è legato comunque alle proprietà? Sì, perché se prendono il marrone vuol dire che hanno fermentato e quindi hanno cambiato. Perché alcune, come il tabacco, vuole anche fermentare, o le foglie di rovo. Alcune prevedono anche una fermentazione, alcune piante, però normalmente se sono secche gialle hanno perso tutta la clorofilla, vuol dire che sono state al sole. Se quando sono secche mantengono il più possibile il colore della pianta originale, allora hanno mantenuto anche le proprietà. E queste piante da quanto tempo vengono utilizzate? Queste da sempre, ti parlavo nel 500 c'è stato il boom degli erbari, è chiaro, prima che la gente scrivesse ne utilizzava anche di più, solo che non lo sappiamo, è pochissimo tempo che si scrive, perché scrivono veramente tutti e conosciamo il parere e le piante che utilizzavano quella persona su mille che sapeva scrivere e che non è stata bruciata. Quindi ricostruire la storia delle erbe è difficilissimo. E queste piante venivano usate anche per gli animali? Anche per gli animali. Sicuramente sono stati i primi maestri degli uomini. E non è per caso che ci sono nella mitologia tanti umani, i centauri per esempio, quante piante ha insegnato Chirone agli umani.